Mi hanno colpito tantissimo queste immagini, sembra un palazzo vittoriano, sembra... E invece che cos'è? Invece è metropolitana. Ciao, sono Pietro Costanzo, bentornato nel mio canale, questo è Talk Story. Come sempre, oggi vi racconto una storia. Oggi lo facciamo con Lilia Ismagulova, che è una ragazza russa che però vive qui in Italia, e con lei parliamo di Russia, ma anche di Italia. Ciao Lilia! Ciao, ciao Pietro, Ciao. come va? Bene, Come stai? Bene? benissimo. Oggi c'è tanto sole e per questo amo l'Italia. Sì. Senti, sono ormai 5 anni, no, che sei qui in Italia. Ecco, come ti trovi? Benissimo, perché io direi che io ho tutto quello che voglio. Diciamo, ho un lavoro, ho amore, ho comprato anche la casa, Che era il bello. mio sogno. Come mai hai scelto l'Italia? Io mi sono innamorata, ho seguito il mio uomo, diciamo così, Ah. che ho incontrato in Russia. E poi comunque purtroppo non è andata così bene, perché ci siamo separati. Ah, ok. Ma lui era italiano? Esatto, sì, lui è italiano. Quanto tempo ci hai messo a imparare l'italiano una volta arrivata qui in Italia? Oppure avevi già iniziato quando eri in Russia? A dire la verità, non ho mai studiato italiano in Russia, ho studiato francese. Inglese, beh, tutta la mia vita, quando ho 5 anni. Non so se è una cosa che ho studiato francese che mi ha aiutato, oppure vivendo qua, comunque lo sai che hard studying è il modo migliore per studiare, no? Buttarsi giù, buttarsi dentro e basta. Ma quindi non hai fatto, ad esempio, un corso di italiano, un corso di lingua o robe del genere? Ti sei proprio buttata. In realtà sì, ho fatto un corso un Ah, mesetto, poi ok. un altro mesetto, diciamo niente di serio, quindi. Senti, ti va di giocare alla nostra random box? Sai che cos'è la random box? Certo, non lo so, però mi Allora, è incuriosisce. un contenitore in cui in maniera casuale la nostra scatola magica tira fuori qualcosa che dobbiamo fare. O lo devo fare io o lo devi fare tu. Random box. Oh, lo faccio io, praticamente. Beh, questa è una cosa abbastanza divertente. Dovrei dire una parola, se ti va, in russo. Qualcosa di facile, mi raccomando, Una parola facile, Dai. prima che mi viene in mente, cane, sabaka, sì, Sabaka. esatto, bravo, È bravissimo. andata bene, è andata bene. Senti, e invece una piccola frase ce l'hai? Sì, io direi magari di farti imparare una frase importantissima, che ti amo, ad Oh, esempio. come sei romantica. Allora, consiste da tre parole. Primo, io, ya, a te, ti abbiamo. Tebia, l'ultima, lublu, Allora, amo. aspetta, andiamo con l'ordine. Adesso prova a ripeterle con te. Ya, tebia, Ti ba tebia, tibia. esatto, Ok. lublu. Allora, ya tibia lublu. Esatto, bravo, Oh, bravissimo. grazie, grazie. Che vuol Se puoi dire? dire ti amo a qualche ragazza A in Russia. caso. Va bene. Quali differenze hai notato tra, ad esempio, i ragazzi russi e quelli italiani? Allora, io direi più che altro mentalità, perché mentalità ovviamente è diversa, ma secondo me mentalità è anche proviene dal fatto della nostra storia e dal clima, ovviamente. Quali altre differenze hai notato tra l'Italia e la Russia? In Russia va di moda tantissimo la pelliccia è quella vera, poi sai che Certo. le persone green ci odiano tutti. Però è una questione culturale, no? Esatto, sì, perché più che altro perché fa freddo, no? Semplicemente Certo, così. Anche a Milano, devo dire la verità, che sono russa freddolosa, e lo certo. dico sempre, io ho tantissimo freddo in inverno, però in Italia non va di moda la pelliccia. Andava di moda magari, lo so che un po' di anni fa. Sì, ma era più una questione di Esatto. moda che di necessità, come può essere magari in Russia, dove le temperature sono leggermente un po' più basse rispetto all'Italia. Sì, esatto. Ma poi anche tante altre cose della nostra mentalità sono un po' diverse. Ad esempio, la cucina. Noi mangiamo tanto maionese e tante cose grassose. In Italia invece la dieta mediterranea, sai, la cucina è più ricercata che è nostra, diciamoci la verità. Sì. Noi mangiamo di tutto e di più, ma anche per Ah, sì? colazione. Perché
Sì, perché i russi per colazione possono mangiare tutto, le cose salate, uova, maionese, ma tutto quello che puoi immaginare. E anche un'altra cosa alla questione personale, nel senso di donne russe di solito vogliono, aspirano per sposarsi abbastanza giovani, diciamo non oltre i 30 anni, e trovare un uomo di successo con soldi. In Italia io direi che adesso questa tendenza non è così forte, non importa quando ti sposi o magari non ti sposi proprio. E invece che cosa ti piace proprio dell'Italia? Prima di tutto io devo dire ovviamente la clima. Va bene, certo. Ho già notato subito che sono freddolosa e che mi piace tantissimo il sole. Il sole, il mare. Qua ad esempio da Milano si può andare al mare in 2 ore, diciamo, non 2 ore di macchina. Certo. Anche mi piacciono tantissimo frutti di mare e qua si può mangiarli sempre fresche. Questo è importantissimo, non surgelati, ma fresche. Questa è una cosa bellissima. Eh sì. E ovviamente la dieta mediterranea è molto sana e anche tra l'altro molto buona. Anche questo mi piace tanto ed anche infine direi che mi piace tantissimo che ogni angolo, quasi ogni angolo, potrebbe contenere la storia, quindi patrimonio storico e culturale dell'Italia e molto curioso da scoprire. Prima abbiamo parlato di quello che ti piace dell'Italia, però è anche giusto capire cosa ti manca della Russia, cosa ti porteresti dalla Russia in Italia. Sì, allora, magari questa cosa farà un po' ridere, però a me piacciono alcuni cibi che io mangiavo da piccola. Io mangiavo panini con fegato di Oh, merluzzo, mamma. qua difficilmente lo trovo in supermercati. O poi anche caviale di zucca insieme alla salsiccia, che è tipo mortadella, però senza grasso. Anche questo un bel panino. Ti mancano questi sapori, questi odori, diciamo. Sì, esatto, sapori familiari. Poi anche piste pattinaggio enormi di Mosca, perché a me piace anche andare a pattinare. A Mosca ci sono queste piste pattinaggio enormi, bellissime, e si va sempre. A Milano lo so che non è così tanto diffuso, magari più che altro per bambini, però a Mosca tanto per adulti anche. Certo. E anche una cosa che è molto utile a Mosca, parlo sempre di Mosca perché io ho vissuto quasi 9 anni a Mosca, che tu puoi avere tutto e sempre, in qualsiasi ora di giorno e di Ah, notte. ok. Senti, ti andrebbe di girare ancora la nostra random box? Sì, certo, Dai. random box. Oh, che cos'è quello? Io sono andato in giro per il web e ho cercato dei piatti, visto che insomma abbiamo capito che la cucina ci piace parecchio, e anche dei, diciamo, dei monumenti, delle cose interessanti. Sì, Oh, che cos'è? è un'insalata sempre con maionese. Come abbiamo detto prima, noi mangiamo tanto maionese. Questa insalata si chiama mimosa, Ah, certo. è una delle insalate principali della tavola di Capodanno. Ah, e cos'è che strati vedo? Tipo, sembrano carote, della carne? Sì, praticamente ci sono le patate bollite, poi ci sono carote. Questa è un pesce in scatola, quella tipo sardine, ad Ok, esempio. ah, ok. Poi c'è un po' di cipolla, certo, come senza cipolla non possiamo vivere senza cipolla. E sopra, poi ci sono ovviamente bianco d'uovo bollito, uovo sodo, e sopra un po' di rosso d'uovo. Ah, ok. Avrei detto altri ingredienti così guardando, invece no, interessante, interessante. Senti, proseguiamo un'altra immagine. Beh, bellissima questa immagine, bei Sì. colori. Che cos'è? Sembra una zuppa. È una zuppa, è rossa perché c'è dentro Ah, barbabietola, e ok. questo le dà un colore così bel rosso che vediamo. Acceso. Esatto, sì. Poi è una zuppa a base di brodo di manzo, di solito, oppure maiale, come ti piace più a te. Certo. Dopo si potrebbe aggiungere anche queste pezzettine dentro di carne. E poi ci sono tutte le verdure, le patate, cipolle, barbabietola, carote, quindi c'è, cioè, di tutto e di più, come sempre, come piace a noi. Davvero interessante, sembra davvero gustosissima.
Senti, e poi ho selezionato delle curiosità. Mi hanno colpito tantissimo queste immagini. Sembra un palazzo vittoriano, sembra... E invece che cos'è? Invece è metropolitana. Uguale alle nostre qua in Italia, devo dire. Certo, sì. Infatti io volevo farti vedere appunto metropolitana di Mosca, perché, prima di tutto perché mi sta a cuore. Certo. Perché... ci ho vissuto quasi 9 anni, non dentro, però sai, ogni giorno. E queste sono le stazioni di metropolitana più belle, ma in realtà sono tantissime, sono tutte belle. Senti, un'altra cosa che mi ha colpito davvero un sacco sono delle sculture, sembrano sculture moderne. Di che cosa si tratta? Queste sculture sono moderne perché è l'arte moderna e fanno parte di questo parco bellissimo e più grande d'Europa, tra l'altro, parco che si chiama Nikola Lenivets, che è posizionato all'ovest di Russia. Che poi tra l'altro è costruito attorno a un piccolo villaggio di questa in provincia di Kaluga, che è città all'ovest di Russia. Lo sai che tra l'altro ho detto che è enorme, perché ci sono 650 ettari in totale. Ammazza. E hanno partecipato addirittura i locali per costruirlo, hanno dato magari, non so, alcune idee, hanno costruito qualcosa. E lì stanno sviluppando anche ecoagricoltura. È davvero interessante, cioè un bel lavoro, un bel progetto. Sì, sì, un progetto bellissimo. Io vorrei andarci, però sai che è un pochino difficile, perché da Mosca devi prendere diversi mezzi. Certo. Devi prendere il treno, devi prendere taxi, perché è un posto un po' sperduto. Un po' lontano. Però bellissimo. Adesso sono curioso di sapere, tu però in Italia... di che cosa ti occupi, no? In Italia io ovviamente lavoro, perché io volevo sempre trovare il lavoro, perché se non, diciamo, stare solo a casa e curare i bambini come fanno magari alcune donne, non era scelta per me. Volevo appunto, per imparare meglio italiano, dovevo andare a lavorare. Quindi sono tutte e due le cose collegate. E io per ora lavoro in ufficio, ma in realtà la mia passione è la radio. Ho scoperto poco tempo fa questa passione per me, perché, non so, come vedi, io parlo tanto, a me piace tantissimo parlare e comunicare. Bene. Con la gente. E come hai fatto a scoprirlo? Perché, cioè, è già una roba che avevi, è già una passione che avevi in Russia, oppure l'hai scoperta qua in Italia? No, in realtà non sapevo ancora in Russia, perché io in realtà mi stavo cercando. Ah, okay. Sto cercando me stessa, cosa mi piace. E solo in Italia, in realtà poco tempo fa, mi è venuto questo pensiero, perché non provare, siccome mi piace parlare e presentare qualcosa al pubblico, magari... è questo che mi piace. E infatti era questo. E adesso infatti sto facendo, diciamo, la pratica. C'ho il mio programma. Bene. Su Radio Punto, che si chiama Insalata Russa, perché per, diciamo, far risaltare questa mia particolarità. Certo. Parlo un po' di Russia, un po' di aneddoti della Russia, cose di cultura, eccetera, così. Quindi se qualcuno volesse entrare in contatto con te, dove dovrebbe e come potrebbe trovarti? Allora, io ho diversi social, io sono su Facebook e su Instagram, quindi il mio nome lo vedete qua in basso, quindi su Facebook si potrebbe trovare col mio nome, oppure su Instagram il mio nome è... il tuo brivido più grande, come da migliori tradizioni di NEC. Esatto. Grazie mille davvero, Lilia, grazie ancora per la tua disponibilità. Grazie a te, Pietro, è stato un piacere. Davvero interessantissima questa intervista con Lilia. Allora, te lo ricordo, se vuoi fare delle domande sulla Russia, su Lilia, sull'Italia, sulle differenze, insomma, sull'argomento dell'intervista di oggi, della chiacchierata di oggi, scrivi qua sotto un commento, perché poi magari organizzeremo un'altra intervista e chiederemo altre cose a Lilia. Mi raccomando, se ti è piaciuto il video, metti like, iscriviti al canale e poi clicca sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche. Noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!